sono capitato in Sardegna per caso. Non posso neanche dire che sia stato amore a prima vista. È stata una cosa graduale che mi ha legato a questa terra. Gli amici, amiche, amori che sono andati e venuti. È stato come nascere un'altra volta da un'altra parte. L'unico leitmotiv, come si usa dire adesso, è stata la pittura, perché quella è il filo conduttore di tutta la mia vita, sia nei momenti più belli, più esaltanti, che nei momenti più terribili. Non dico bui, dico terribili, perché purtroppo ho vissuto delle situazioni abbastanza dure, create da me ovviamente, non do la colpa a nessuno. Sono nato e vissuto a Livorno fino all'89, poi dall'89 in poi sono diventato sardo, cioè fra virgolette, perché non si può diventare, se uno nasce nero non può diventare bianco, quindi sono livornese tutta la vita. Piano mi sono arenato, è una parola brutta, però diciamo, mi sono adagiato, ecco, diciamo così, mi sono adagiato in questa situazione che mi piaceva, in cui mi sentivo bene, tranquillo, mi sentivo a casa mia. Fino al punto che ho messo su anche famiglia, perché ho avuto una compagna con cui siamo ancora in buonissimi rapporti, e da questa relazione è nato un figlio che adesso ha 13 anni. E quindi un'altra vita da un'altra parte, è una cosa strana, però può succedere. Nonostante che non ho rotto i ponti con Livorno, anche lì ho una figlia che ora vabbè è grande, ci siamo visti da poco, è venuta in Sardegna a trovarmi a causa di questo problema che ho avuto di salute. Invece che essere in Sardegna potevo essere da qualsiasi altra parte del mondo. Sono stato in India, sono stato negli Stati Uniti, in Germania, in Inghilterra, però quello che ho fatto da qui in questi anni non ero riuscito a farlo stando a Livorno, che comunque è in una posizione geografica strategica, perché in un'ora di macchina sei a Firenze, neanche. Vai a Roma, vai a Milano, vai a Bologna. Qui è tutto un po' più difficile. Molti che vivono qui non si rendono conto, però la Sardegna in generale
è molto più vivibile di altre regioni che ho conosciuto. Sassari è proprio tranquilla, è una città. I sassaresi si offendono se dico cittadina, ma insomma rispetto alle città con minimo 400-500 mila abitanti, che non sono neanche grandi città, però la trovo molto molto intima, calda, piena di amici. È stato bello. Spero che duri ancora un po'. Come mi sono avvicinato alla pittura? Non mi ci sono avvicinato, ci sono nato dentro, perché sono nato in una famiglia di, non posso dire di artisti, perché dire artista, cioè parlare di artisti è abbastanza complesso, non mi sento neanche in grado di definire cosa può essere un artista, però mio padre era un artigiano, decoratore, restauratore. Suo fratello gemello dipingeva proprio di mestiere, ha sempre dipinto tutta la vita. Da giovane penso abbia fatto anche lui un po' il decoratore, credo facessero le vecchie insegne dei bar, delle macchine, delle ditte, quando ancora non c'erano le stampanti, che stampano sul plexiglass, eccetera, eccetera. In casa nostra c'era sempre un via vai di pittori, di fotografi. Mio padre, nonostante fosse una persona non troppo attenta all'economia familiare, infatti eravamo sempre in miseria, però c'era un bel movimento artistico e spesso chi veniva portava da bere e da mangiare, ecco. E quindi c'era questa atmosfera così di arte, si respirava l'arte, si leggeva, in casa mia era pieno di libri di artisti, anche poeti, romanzieri. E mi ricordo il primo libro che ho letto, forse è Tropico del Cancro, Tropico del Capricorno. Li avevo letti tutti e due, ma a parte non mi ricordo quanto ci ho capito, perché avrò avuto 12-13 anni. E ero più che altro attirato morbosamente dal fatto che parlava in maniera esplicita di organi maschili e femminili, quindi sai, almeno io ero molto malizioso, tra virgolette, da bambino. C'era un po' di pudore, devo dire, in casa, nonostante questa grande apertura al mondo dell'arte e al mondo della cultura in generale. Però c'era un po', erano altri tempi, diciamo così. Non è bello da dire, ma in effetti tra me e mio padre, lui veniva da un periodo storico molto lontano dal nostro, mentre io con mio figlio mi trovo a mio agio. Parlavamo di tutto fino a un anno e mezzo fa, ora 13 anni, sai, ragazzino, però tutto quello che doveva sapere l'ho già detto, sul sesso, sulla vita, cercando di tenermi più sintetico possibile, anche per non rischiare di dire cose che magari non potevano essere errate. Da me e mio padre c'era una differenza allucinante. È nato alla fine della Prima Guerra Mondiale,
si è fatto tutta la seconda, si è vissuto non so quante depressioni sociali, e quindi il boom economico io non, cioè, è passato senza che io me ne accorgessi. A 14-15 anni lavoravo già negli studi dei pittori e quindi guadagnavo, e tutti i giorni guadagnavo ai tempi quelle 10-15 mila lire, che per un ragazzino non erano poche. Me le mettevo da parte e avevo dato l'acconto per comprare la tromba a mio fratello che studiava musica e si stava specializzando in quello strumento. Tutto il materiale, la roba che mi serviva per lavorare, me lo compravo con i miei soldi. All'inizio facevo fondi e sbozzi, tipo lo sbozzo di una casa, un pagliaio, due buoi, la classica composizione macchiaiola, che io odiavo anche un po' perché avevo voglia di sperimentare, quindi questa formula dei macchiaioli ormai, cioè già all'epoca, già finiti, però che piacevano tanto. C'era ancora Renato Natali vivo, c'era ancora Carlo Domenici vivo, Caffiero Filippelli, ora sono nomi che mi vengono in mente perché comunque facevano parte di quel periodo lì, che vendevano un sacco, era gente ricca, perché a parte Natali poverino che è stato sfruttato fino all'ultimo, ci si sono arricchiti altri. Però dal punto di vista artistico, secondo me, bambino, arrogante, come tutti i ragazzini, non valevano niente. Erano dei maestri, nel senso che avevano una grande conoscenza del disegno e soprattutto del colore. E ho imparato molto, devo dire, da loro, soprattutto nel colore, perché i macchiaioli giocavano molto sui chiaroscuri, sugli eccessi tra un colore e un altro, perché il quadro doveva essere qualcosa di quasi pirotecnico, che era una maniera molto ruffiana, perché si badava più che altro a piacere. La preoccupazione era quella di fare qualcosa che piacesse a tutti i costi, a più persone possibili. Quindi la ricerca non esisteva, la ricerca del punto di vista artistico. Un artista deve essere un po' appunto uno scienziato, un ricercatore, qualcosa che approfondisce certi meccanismi, certe situazioni, cercando di trasporle sulla tela e rimandarle all'osservatore in maniera non banale, in maniera profonda, in maniera che faccia pensare, faccia ragionare. Perché se io faccio una natura morta, un pesce con un bel mazzo di fiori, che ne so, ora faccio degli accostamenti anche un po' assurdi, però fatto bene, con tutti i tocchettini giusti, tocchettini di luce, conosce, ah bello, e capisce subito di cosa si tratta. Ma si tratta di qualcosa di oggettivo, che è lì, è così, è quello e basta, e non è altro. Non parla del pescatore che ha pescato il pesce, del posto dove provengono quei fiori, non parla di niente, parla di qualcosa che è lì, così, bello, che riempie l'occhio, e dice, ah, che bello, questo me lo metto in sala, o in cucina, o in camera da letto, a seconda di come, di cosa rappresenta il soggetto e dove può stare meglio. Tende tutto sui blu, bene, c'è un bel divano blu, ce lo metto sopra, così. E questo è il ragionamento. E il pittore fa lo stesso ragionamento. A quanto lo posso vendere?
dove se lo potrà piazzare. Ci sono più cucine o più salotti, quindi se ci sono più cucine vi conviene fare più soggetti che vanno bene in cucina. E inevitabilmente quello che fa ricerca o ha un culo grande come il Duomo di Firenze oppure è destinato a vivacchiare, a sopravvivere. Io sono molto appassionato di cinematografia, a livello amatoriale ovviamente, non sono un cultore di tecniche, di recitazione, di fotografia in senso cinematografico, però mi hanno sempre affascinato determinate atmosfere, specialmente metropolitane. Da qui un po' questa tendenza a ricreare certe luci, certi riflessi che rimandano un po' all'iperrealismo americano degli inizi, quando è nato l'iperrealismo. Analizzando meglio questo aspetto, questa passione per determinate atmosfere e il cinema, mi sono domandato chi era il pittore che poteva, anche senza saperlo, senza rendersene conto, aver fatto qualcosa di cinematografico in quel senso lì, anche dal punto di vista noir, perché comunque il cinema noir tende, specialmente appunto David Lynch, uno per tutti, poi ce ne sono tanti altri molto bravi, che però usano determinate atmosfere giocando sulle ombre, sulle luci e sui colori forti, tipo il rosso sul nero, appunto per citare David Lynch, certi meccanismi appunto coloristici e filmici che si sono un po' citati tra di loro, pittura e cinema. E a me comunque mi è venuto a mente Caravaggio, proprio per questo gioco di luce e ombre, per questa passione che lui aveva per certe atmosfere anche molto noir. Ogni quadro era un film. Quello che mi affascinava di lui era questo, quindi Caravaggio è stato uno dei primi artisti che mi ha influenzato, perché comunque racchiudeva un po' quello che mi piaceva del cinema, anche se sembra, per molti può sembrare assurdo, ma io l'ho sempre ritenuto un regista, Caravaggio, prima che un pittore, perché lui si creava tutta questa scena e dentro questa scena c'era una storia, e per creare questa scena lui usava mezzi che userebbe adesso un regista, usava, cioè dipingeva le pareti di lì, faceva dipingere, ovviamente lui era già una star, faceva dipingere le pareti di nero. Creava questi riflettori con la candela e con lo specchio in maniera da concentrare la luce, e riusciva ad ottenere questi effetti paurosi, cinematografici. Poi va bene, ho conosciuto Hopper, le atmosfere di Hopper sono poesia, sono cinema, sono vita, anche se non c'entra quasi niente l'iperrealismo, anche se è uno di quelli che ha dato un impulso a certi modi di vedere. E quindi Hopper e Caravaggio sono stati, diciamo,
due dei miei numi tutelari, se così si può dire, la corrente iperrealistica che mi ha affascinato molto, i primi lavori importanti che ho fatto erano ispirati molto all'iperrealismo americano. Io lo chiamavo iperrealismo mediterraneo perché comunque c'era di mezzo la fotografia, perché l'iperrealismo ha bisogno della fotografia, però in maniera un po' più libera, un po' più calda, un po' più pittorica, ecco. Ho proseguito un po', poi mi sono annoiato perché ho visto che comunque determinate cose mi riuscivano abbastanza bene e volevo passare ad altro. Anche se l'iperrealismo si vende molto bene, e questo l'hanno capito molti pittori anche italiani che continuano tuttora a fare iperrealismo. Un'opera iperrealistica fatta bene ha bisogno di almeno 3 mesi di lavoro, quindi costa. Se costa meno vuol dire che c'è qualche imbroglio sotto, perché molti usano una tela che è fotosensibile, dove tu puoi stampare in altissima definizione e quindi già lì non sai più se è fotografia o pittura perché c'è la tela sotto, ma qui si parla già di altro, non di pittura. A meno che tu lo dichiari, intervento pittorico su base fotografica, e allora mi sta bene, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi fare tutto quello che vuoi a prescindere. Cioè. Non si può prescindere dalla tecnica, nel senso che una cosa si fa perché si vuole fare, non perché non si sa fare di meglio. Picasso, che a me sinceramente non piace tantissimo, non mi piacciono tantissimo le sue ultime opere, ma è una questione mia personale, non posso dire che non sia stato un grandissimo artista. Lui è partito dalla tecnica, e aveva una grandissima tecnica sia a livello di disegno che a livello di colore, perché se vedi i suoi lavori giovanili, dei ritratti bellissimi, fatti in una maniera perfetta. Poi giustamente ha cominciato a sperimentare e sono venuti vari periodi che hanno influenzato anche centinaia di altri artisti. Poi piano piano è arrivato a fare il famoso Guernica. A volte si sente di fare il discorso, questo lo so fare anch'io, no? Un classico, ma non ha senso, perché se lo fai tu che non hai mai fatto altro e non sai fare altro, a me non rappresenta niente. Però se lo fa uno che ha un percorso anche molto severo di tecnica, di vari passaggi durante la vita per arrivare a quello che fa. Un altro esempio, i tagli nella tela di Fontana. Non è che non sapeva fare altro, si è messo a tagliare tele. Cioè Fontana era uno che faceva dalla pittura alla scultura alla ceramica, era un mostro di talento e era anche molto molto bravo. Quindi poi le scelte della maturità artistica sono scelte anche di rottura, anche politiche a volte. Un artista che non ha tecnica per me non è un artista, perché tutto nasce dalla tecnica e deve essere anche molto rigorosa. Non ci devono essere lacune. Un artista pieno, a tutto tondo, deve conoscere benissimo il disegno, e in questo caso parlo di un pittore, l'artista pittore, deve conoscere benissimo il disegno, la prospettiva, conoscere benissimo il colore,
poi dopodiché deve fare delle cose in cui dimostra di conoscere. A quel punto dico sì, sei bravo, c'è una grandissima tecnica, però ora continui a fare queste cose belle perché piacciono a tutti, oppure vai avanti e cominci a sperimentare, cominci a guardare dentro di te e capire cos'hai da tirar fuori, da mostrare al mondo. Io do un altro significato alle cose che dipingo, magari dipingo come in quel caso lì un temporale e uno ci vede solo un temporale, ma dietro c'è tutta una storia mia quasi autobiografica che mi sono immaginato che potesse essere capita e invece mi rendo conto che non è così palese. E forse è giusto anche che sia così, proprio per riuscire nell'intento di far pensare, di far riflettere. E lì ovviamente uno può anche non cercare di capirlo, chi se ne frega. Mi piace, lo metto lì perché ci sta bene e mi va bene lo stesso. Però mi piace pensare che magari una volta una persona si sia fermata e abbia cercato di capire, di entrare dentro all'opera, perché riuscire a entrare dentro all'opera è emozionante. Io ho cercato di farlo con lavori di altri artisti quando mi prendevano e è una cosa, è un viaggio emozionante dentro le emozioni di un'altra persona, quindi ti può arricchire. Le esperienze molto forti ti portano un sacco di ricchezza. Le esperienze al limite sono pericolose, sì, perché da una determinata esperienza sai che puoi anche non uscirne vivo, però se ne esci vivo, ne esci con un bagaglio di ricchezza incredibile. Io non ho niente da nascondere, quindi parlando in senso personale, devo molto a determinate situazioni. Gli devo molto perché comunque la fantasia non è, almeno per me non è infinita. A volte trovo difficoltà a mettermi davanti a una tela bianca e iniziare qualcosa. Che cazzo faccio? Non lo so, c'ho la mente vuota. Allora apro i cassetti del passato. Certe situazioni di miseria, di felicità, di miseria, di dolore, di felicità, anni di tossicodipendenza. E quella non è che mi vanto assolutamente, e anzi cerco sempre, specialmente con mio figlio, quando mi capita di parlare con qualche ragazzino così, di fargli capire quanto è brutto e terribile il lato brutto e terribile di certe esperienze dalle quali non è facile uscire e molto spesso non se ne esce, o se se ne esce in maniera talmente disastrata che non ce la fai neanche più a risollevarti. La galera, cioè sono situazioni che ti lasciano delle impressioni talmente profonde che non puoi più dimenticare e che comunque sono una ricchezza.
perché in quelle situazioni, specialmente a livello umano, ti fanno capire un sacco di cose. Le persone le conosci molto meglio, perché spesso, io penso, non spesso, ma sempre, tendiamo a metterci un vestito per uscire e per confrontarci con gli altri, per apparire come vogliamo apparire. Ecco, io voglio apparire così e farò di tutto per apparire così. In determinate situazioni non te ne frega più un cazzo di come vuoi apparire e di come vorresti che gli altri ti vedessero. Sono altre le priorità. Quindi lì vedi le persone veramente come sono e capisci molto dell'umanità, capisci tantissimo. E allora lì nascono delle immagini, che poi riporti sulla tela e che uno dice: ma perché hai fatto questi mostri? Perché ce l'ho dentro, ce l'ho nella testa e mi piaceva metterli sulla tela, perché penso che abbiano un senso e che facciano pensare. Poi se capisci di cosa si tratta esattamente oppure no, ha poca importanza. Non mi sono mai innamorato dei miei lavori. L'amore c'è al momento in cui lo fai, e al momento in cui dipingi, e dipingi con passione, non perché stai facendo una cosa perché la devi vendere e quindi c'è il pensiero di farla in un certo modo. No, dipingi perché godi nel dipingere e quindi stai amando. Dipingere è quasi un atto sessuale, forse senza il quasi, è un atto di godimento, soprattutto mentale, però anche fisico, perché stai bene, specialmente quando il lavoro ti viene bene, certi effetti, certe cose, e dici: cazzo, era proprio quello che volevo fare, sta avvenendo proprio come l'avevo pensato, cosa che non è molto semplice. In genere viene un'altra cosa, a volte viene meglio di come l'avevi pensato. E comunque è come fare l'amore. E quello che poi rimane sulla tela è un prodotto di quello che hai goduto. La cosa più bella per uno che acquista un'opera d'arte sarebbe proprio quella di seguire tutto il percorso creativo e poi comprare la foto di quello che è rimasto impresso sulla tela dopo tutto quel lavoro, perché ti perdi la parte più bella.
un po' noiosa, perché sono io che godo davanti alla tela, tu sei lì che guardi, a meno che non, uno non è appassionato nel guardare, è proprio un voyeur puro, e allora però insomma applicato alla pittura non lo so, anche se ho sentito molte persone che si rilassavano molto guardando un altro che dipingeva, addirittura ho avuto degli amici che venivano a guardarmi mentre dipingevo e mi dicevano ecco un'oretta di Max terapia, perché si mettevano lì, guardavano, loro non facevano niente, magari si fumavano una sigaretta, due chiacchiere e guardavano mentre lavoravo, come gli Omarel che guardano i cantieri, qualcosa del genere. Se non ci fosse stato il lockdown, magari sarebbe stato addolcito da delle visite di amici o parenti, anche se io da subito, anche quando non era ancora scattata la chiusura totale di tutto, quando mi hanno ricoverato la prima volta, che Francesca veniva tutti i giorni, però gli dicevo, Francesca, non voglio vedere nessuno, non far venire nessuno. È venuto una volta mio figlio Davide, che poi l'hanno mandato fuori perché inconsciamente, ignorantemente, non sapevo, non mi ricordavo che comunque un bambino non può entrare in un reparto. Da lì poi è scattata la chiusura, però mi stavo abbastanza bene. Poi mi hanno rimandato a casa. Mi sono passato un mese meraviglioso in giardino cercando di sistemare, di mettere a posto, così aspettando la chiamata. Al di là del fatto che non potevo vedere nessuno, non mi aspettavo che sarebbe stato così brutto, perché io sapevo cosa mi avrebbero fatto, perché mi avevano fatto firmare delle liberatorie, però non sapevo come avrebbe funzionato, ecco, tutto il meccanismo, perché poi dopo l'intervento mi sono trovato mezzo sconvolto, intubato, legato alla lettiga e non potevo parlare perché ero intubato. Quindi sono stati 4-5 giorni terribili. Sono stato veramente male lì. E mi sembrava di essere in un girone infernale. Tant'è vero che quando poi mi hanno rimandato in reparto, io ero felicissimo, mi sembrava di tornare a casa quasi, che potevo parlare, che non ero più trattato come un pezzo di carne da sezionare e da buttare lì da una parte e controllarla che respirasse, e insomma che avesse tutte le sue funzioni vitali a posto e basta. Poi quando mi sono ritrovato in reparto comunque non ero tanto messo bene a livello di testa. Ho avuto delle allucinazioni, ero convinto di essere il direttore generale di tutti gli ospedali del mondo, ma convinto veramente. Una notte mi sono alzato, mi sono strappato tutte le flebo e non so dove volevo andare. Ho scavalcato le sponde e mi hanno beccato questi due infermi, un'infermiera e un infermiere. E io parlandoci molto tranquillamente ho detto sì, ho capito che lo fate per il mio bene, ma voi lavorate per me, lo sapete, cioè sono il direttore generale, ma
cioè fuori sta succedendo un casino, cioè ero convinto che ci fosse una sommossa generale dove la gente dava fuoco a tutto e mi tenevano lì protetto. Poi mi hanno rimesso a letto, mi sono rialzato un'altra volta, ho ristrappato un'altra volta tutto e mi sono seduto sul cesso. Così, ma non capisco ora col senno di poi, dico, ma perché? Cioè, mi hanno riportato a letto, mi sono addormentato. La mattina, appena mi sono svegliato, ho telefonato a Francesca. Ho detto, Francesca, cioè, perciò lucido, ho detto, Francesca, guarda, sei l'unica persona di cui mi fido in questo momento in tutto il mondo. Dimmi la verità, ma cosa sta succedendo? C'è una rivolta, qui è un casino, non mi vogliono dire niente. E Francesca ha detto, Max, stai tranquillo, non è successo niente. Sei ricoverato in ospedale, ti hanno operato, e non c'è, cioè, stai tranquillo, non è successo niente. E allora da lì mi sono tranquillizzato. È ormai un mese che sono uscito. E gli ultimi tempi, ma guarda, io questa cosa l'ho sempre presa con molta serenità. Ho detto, vabbè, se devo morire, morirò. Se devo vivere, vivrò. Cioè, non sono più ragazzino, ho fatto un sacco di cose nella mia vita. Ho goduto come un pazzo, ho viaggiato, ho avuto tutto quello che si può volere dalla vita. Certo, ho passato anche momenti brutti, però fa parte del gioco. Quindi se muoio adesso, vabbè, pazienza, l'ho preso in questo modo. Ero molto tranquillo. Gli ultimi tempi mi stavo cominciando un po' a scoglionare perché stavo un po' meglio, mi stavo annoiando, sapevo che mi dovevano dimettere, quindi sai, un po' volevo tornare a casa. Volevo uscire soprattutto, rivedere mio figlio. Francesca, poverina, nonostante che non stiamo più insieme, ma mi ha fatto da mamma. Mi mandava tutta robina un po', sai, appetitosa, così, che poi alla fine si riduceva tutto a prosciutto crudo e salmone. Erano le uniche due cose che riuscivo a mandare giù senza farmi venire la nausea. La pittura riguarda tutto della vita, riguarda soprattutto i momenti in cui stai male. Sono nei momenti in cui stai male che riesci a fare le cose più forti, non dico più belle, però più forti, più sature di emozioni. Perché ho un bisogno dell'essere umano di esternare le proprie emozioni, di sfogarsi, come si suol dire. Ora, non è sempre così. Io penso di essere riuscito a fare le cose discrete anche
quando stavo bene, con più calma, più tranquillo. E ora il periodo che ho passato è che non so se è finito, ma non credo, perché sarà ancora a lungo venirne fuori. Però mi ha portato a vivere le situazioni molto, molto forti, in cui ho sofferto molto, sia fisicamente che psicologicamente. E è normale che mi abbia lasciato delle immagini, mi abbia lasciato delle emozioni forti che vorrei riuscire in qualche modo a trasmettere. Penso che sono emozioni che in qualche modo possano arricchire anche gli altri.